E ciao a tutti ragazzi, sono Facos Gamemove e bentornati raga su Dragon Ball Legend. Ragazzi, oggi ragazzi faremo una guida bella particolare, ovvero raga vi mostrerò come potenziare i booster dei vostri personaggi e come rendere i Zekai ragazzi. Perché ragazzi è passato da molto tempo raga quando vi ho portato Dragon Ball Legend, raga non vi avevo portato perché raga stavo organizzando raga un paio di progettini più per questo 2021 raga, quest'anno del 2020 è stato terribile, però ragazzi non vi preoccupate che se vi porterò un paio di video come questi sul mio canale vi farebbero consolare un po' ragazzi. Comunque ragazzi, se vedete la schermata, ho trovato Gogeta. Perché ragazzi ho fatto un bello spacchettamento raga, e lo so, forse volevate vederlo con un video, ma non ho saputo resisterlo a forza di trovarlo. Comunque ragazzi, io sono con il crono, sono 896 raga, perché ne avevo farmato un po' ieri, ne avevo circa 1711 crono, ma io spese trovarmi quel nuovo freezer. Comunque ragazzi, mi raccomando, prima che andiamo avanti, mi raccomando, supportatevi raga per il mio canale, mi raccomando condividete e seguitemi anche il mio profilo di Instagram Facos Gamemove. Allora ragazzi, cos'è che bisogna fare per potenziare i personaggi? Allora qua dobbiamo andare allo showcase per far ragazzi, prima di tutto dovete andare sul boost. Qua ragazzi dovete un paio di personaggi da potenziarvi, come per esempio Goku lo Zekai, che l'ho potenziato raga un paio di volte, che ce l'ho anche a 7 stelle ragazzi. Poi dovete scegliervi un personaggio, una casissimo, tipo vi faccio un piccolo esempio, come Zekai io prenderei questo tax qui raga, perché anche questo è uno Zekai, lo poi portato a 7 stelle raga, più Zekai potenzio. Qua raga se vedete sono, ho potenziato il primo boost, quindi non è raga che sia molto difficile. Dovete fare qua ok, poi so boost, e qua ragazzi vi consiglierei di potenziare più i boost dei vostri personaggi. Se li potenziate di più aumenteranno più maggiore dei danni rispetto a prima, più quando salgono a 7 stelle i danni ne aumenteranno ancora sempre di più. Cos'è che qua dovete fare raga? Io vi do un consiglio raga, se volete farmare anche pure più gli Zekai dovete andare sugli eventi, che ragazzi dei giorni ci sono infiniti di eventi, come per esempio ecco un attimo raga che mi sta sfuggendo qualcuno, ah ecco qua l'esempio, l'esempio raga che vi dico è Goku di Namek. Perché ragazzi Goku Namek si può trovarlo se lo farmate raga più con i vostri, i suo boost qua raga, che sono questi qua. Dato appena finito di potenziare il terzo boost dello Zekai, qui raga come potete vedere più aumentate più si fanno atti più danni. Vabbè io non li posso mo continuare che ne sono accorto per questi. Poi vi faccio un altro esempio raga, per esempio sceglietevi un buon personaggio forte, tipo per esempio Gogeta, e che raga io ho potenziato il suo boost talmente forte che fa ottimi di quei danni. Andiamo su ability e andiamo a vedere qua ability. Allora aumenta un paio di danni di 22% più Fusion Buoio di base con gli strike, più aumentano anche le ability, aumentano maggiore più danni rispetto. Poi andiamo a vedere un altro per esempio, vi faccio esempio. Comunque ragazzi, se volete vedere anche un prossimo video come farmare il crono, mi raccomando ragazzi, lasciate tantissimi pollicioni. Allora vi faccio un piccolo esempio, andiamo qua su Goku Kid. Qua per esempio l'ho potenziato a Zekai, che raga qua c'è anche pure Broly the Film, che raga ho potenziato bel paio di Zekai. Poi per esempio andate qua su Tanks Youth qua,
Che qua ragazzi, io ce l'ho ancora a 6 stelle, non sono ancora riuscito a potenziarmi, ho detto tutto Zekai, ma ci riuscirò piano piano. Poi per farlo ragazzi, vi consiglierei di potenziarvi per bene i personaggi. Poi, un altro piccolo esempio, andate su Magi Vegeta, che me lo sono trovato raga facendo di quei spacchettamenti da Madoia Assurdo. Poi dopo raga vi spiego anche pure come mi sono trovato Gogeta, promesso. E vi farò vedere anche i team. Poi ragazzi, vi faccio un altro esempio. Potenziatevi per esempio Vegito qua. Io l'ho trovato pure ieri sera. Mentre ho fatto una piccola da mille de Buster di Gogeta Blu. Ma andiamo avanti. Quando l'avete potenziata 100%, vi daranno più dei crono da farmare sempre di più. E poi ragazzi, adatto. Per fare il Zekai andate su eventi. Per farlo ragazzi, qui vedete davanti a voi, un attimo che si carica, ecco, vedete qua il Fusion Reborn Super Gogeta. Io raga l'ho finito del tutto. Hanno rimesso pure raga l'evento di Goku di Dragon Ball Z Kakarot. Io vi do un consiglio ragazzi, se volete andare a avere anche con i crono, andate raga potenziamelo di più. Poi ragazzi qua ci sono dei vari eventi. Qua ho finito tutto di Broly. Qua c'è anche Freezer, prima forma, Vegeta, Nappa e Radish. Io raga li ho completati tutti e tre. Ne ho fatto raga, sono andato infiniti di giorno di giorno. Più raga vi do un piccolo consiglio. Dovete farmare un po' di più crono, così vi potete potenziare anche i booster degli Zekai. Poi ragazzi c'è che quello di Nappa che è molto che staccate. Andate qua, tanto raga, se volete avere ancora più crono, io vi consiglierei di andare pure qua dove c'è Goku. Perché raga sono riuscito anche a avere tantissimi Chrono Crystals. Poi ragazzi per aumentare anche più i danni dovete andare qua allo showcase. Mi mostro pure raga un piccolo un altro esempio per potenziarvi i Zekai. Andiamo qua da Nappa perché raga ho potenziato due boost del 100% e sono arrivato a qua perché raga me ne mancano ancora. Più se farmate più possibile i booster degli Zekai, più i danni riuscite a fare, più danni ai vostri nemici. Più raga vi do anche un consiglio di potenziarmi lo Zekai di Radish, che raga ne sto farmando come ho matto questo boost. Come te raga ce l'ho al 96%. Ok raga mi manca un ultimo potenziamento. Ah no adesso non ce li ho tutti. Ok adesso vado a potenziare i boost di Radish. Poi dovete andare su Clissup. Poi fate ok su boost. E così andate a farmare più atti gli Zekai. Ora vediamo se riesco a finire l'ultimo boost dello Zekai di Radish. Che raga, ne ho potenziato da giorni che non ho quasi dormito di notte, cioè, che sto scherzando, raga. Poi vi do per bene un consiglio di potenziare i Zekai. Come potete poi vedere, ho finito anche qua da potenziare i Zekai. Però ragazzi, come potete vedere, boost complete, aumentano anche più abbastanza i danni. Come potete vedere, mi ha dato anche pure qualche piccolo dei punti qua per andare di livello. Come potete vedere, io sono salito di livello 213 grazie alla formazione. Vi do un altro esempio. Andate qua su Freeze, che raga, il suo boost non ha qua potenziato. Che raga, ho avuto altri personaggi da potenziarmi. Ma vi consiglierei, raga, di fare più su Freeze, che raga, più boost potenziati di Freeze di prima forma. Più raga, avete più abbastanza da farmare con i crono. Poi, raga, per raccogliervi i crono, andate qua su Mission. Poi, raga, ho completato anche tutto per potenziarmi Gogeta. E poi, ragazzi, che dovete fare qua andate qui punto e andate qua a fare qua. Come potete vedere adesso c'ho 906 di crono, sono quasi salito di livello tra l'altro ragazzi a 213. Poi andiamo qua un attimo sulle summon, che qua ragazzi è una nuova canzone bellissima.
Dovete andare, raga. Andiamo qua sui Zekai che sono usciti. Tipo, ragazzi, Vegeta Super Saiyan God. Io l'ho trovato un sacco di volte quando ci ho fatto dei video. Qua, raga, è qua che ho potenziato pure il Gogeta. Non è che ho fatto con le Sigo Summon. Poi abbiamo qua la Doide C13. C16. Qua Zekai a 7 stelle. Io, raga, c'ho Zekai di Cell. Però non ancora potenziato. E qua abbiamo Goku Yu. Che qua, ragazzi, mi mancavano una topo per fare. Vi do un piccolo consiglio, ragazzi. Se per esempio volete fare una piccola Sigo Summon tipo da C16, proprio per esempio qua, ragazzi, dovete andare poi su Event per rendere potenziamento più Gogeta. Più andate qua all'evento di Gogeta, più, ragazzi, vi potenziano le stelle e anche il boost, raga. Poi, ragazzi, l'ultima cosa che dovete fare è completate queste missioni qua. Poi partono dall'extreme e qua. Poi ci sarebbe qua delle missioni. Io, raga, li sto facendo tutti i giorni. Anche se non è necessario, dato, raga, ho potenziato lo stesso Gogeta. Poi, ragazzi, per riguardo qua da Mister Satana, come potete vedere, più, raga, vi fa fare sempre 50 crore. Non al giorno. Poi, raga, qua, per esempio, God of Classic Battle. Poi, raga, date qua da Special, dovete andare pure, raga, su Legend di Goku in cui pesette. A potenziamo Zekai, che qua, raga, io ho preso tutti gli ultimate dei Cron e ho potenziato pure più i boost. Poi dovete andare da Demon King, che qua, ragazzi, se avete la chiave vi faccio sapere. Andiamo qua su Enchex Shop. Per avere la chiave, ragazzi, cos'è che vi consiglierei di fare? Dovete, ragazzi, più andare per esempio Red Medal, perché, raga, è qua che avevo preso la prima volta la chiave di Demon King. Poi, ragazzi, se volete anche pure avere più il crono come fa Mario Chrono Crystals, lasciate tantissimi like. Poi la cosa per avere necessario dei potenziamenti e booster per i vostri personaggi, che dovete fare? Dovete andare qua su 2021, dove c'è qua, ragazzi, dovete andare su Shole e prendete per esempio da potenziarvi per il vostro Freezer, che ne so, io non ve ne consiglierei di prendere troppe. Per la vostra scelta, raga, io non vi sto obbligando. Vedete, al massimo, per esempio, 701 e basta. Poi dovete andare su Showcase. Andate a potenziarvi per bene il vostro Freeze. Pure, ad esempio, nei vostri team. Se per caso un giorno dovrebbero redere questo Gogeta qua, lo Zekai, che io l'ho pure potenziato un modello di bot. Oppure, raga, ho trovato Gotex, ce l'ho a 3 stelle. Più che fa, e vabbè, andiamo avanti. Poi, ragazzi, più il boost aumentate per i vostri personaggi, come ho trovato il Goku Super Saiyan 4 Full Power, che qua, ragazzi, io vi consiglierei anche di potenziare a stelle questo Vegeta qua del film. Io ho potenziato più il boost e fa dei danni clamorosi, raga. Poi, raga, qua per il God Kio ce l'ho, ragazzi, adesso il nostro caro Dispo a 7 stelle. Vabbè, qua ho trovato, raga, Maci Vegeta, Goku Super Saiyan di terzo livello che mi mancava. E niente, poi ho trovato Goku Namek e l'ho inserito nel mio team. Vi farò pure vedere, ragazzi, quale avevo trovato Gogeta. Ho trovato qua nel banner, che l'avevo trovato nel 4 step. Io il 5 step l'ho fatto e... no, anzi, raga, sì, era proprio 4 step, raga, che la tot avevo 2000 crono e ho trovato qua Gogeta. L'animazione che mi è capitato era ghiacciaio con la nuvola Speedy e poi mi è capitato persino Goku Super Saiyan, la pur rossa. Vabbè, poi Frieza, ciao, spera, era arrivato Vegeta in forma però Super Saiyan. Poi con la Final Kamehameha, la combinazione, vabbè, conoscete, la può finale la Kamehameha. E poi mi ha dato Gogeta e non solo, ho trovato il solito Giblet. Se volete
sapere come ho famato, vabbè. Poi ragazzi, avevo avuto ieri sera due ticket e me le sono famate e mi ha dato ieri sera Demo King, che adesso a quel paese. Poi qua ragazzi, da qui ci faremo un video insieme per trovare Broly, che qua con Gogeta al suo posto, manca prefisse. Poi raga, se io riuscirò ad avere più crono, andremo a cercare insieme Goku il Testito, che io con Jiren, Toppo e Dispo sono a posto così, perché raga, ho 4 ticket. Ma va bene, poi ragazzi, se volete farvi delle piccole Sigo Summon, volete spendere per esempio il Cetto Crono per trovarvi Vegeta Super Saiyan God, ma io non vi consiglierei di farlo. A voi la vostra scelta, ragazzi, io non vi obbligo. Vabbè ragazzi, io chiudo qui i video, spero tanto che il video vi sia servito, spero tanto che la guida che vi ho portato vi sia servito. E mi raccomando ragazzi, io vi do anche un consiglio, andate e fate pure raga di Goku di Dagobo Z Kakarot, che se lo potenziate raga a 7 stelle per esempio, vi darebbero gli altri crono, come io ragazzi ho potenziato la maggior parte degli altri personaggi. Goku Namek è suo apposo, questo vabbè è Goku che fa lo spirito Bobo Kotto C13. E poi raga, io vi consiglierei anche di potenziarvi questo come Goku Red qua, poi c'ho anche questo, vabbè Cell sono a posto, Gogeta l'ho potenziato, questo Tax pure, vabbè tutti gli altri personaggi. Vi do un consiglio ragazzi su Boost di Goku e Dagobo Z Kakarot. Ce l'ho quasi a 7 stelle, un topo raga e potrò farmi un bel paio di crono in più per lo spacchettamento. Vabbè ragazzi, io vi ho detto tutto, se questo video vi è servito mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale e se non avete ancora fatto vi lascio sotto i link e descrizioni per seguire il mio profilo di Instagram, ve l'ho già detto. Condividete raga e commentate ragazzi se avete quale personaggio dei Zekai avete potenziato? E quindi ragazzi vi saluto. Ciao!